giornata dalla redazione di ETV. Benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Innanzitutto buon 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti, a chi lavora ma anche a chi sta a casa, va al mare, a cui ricordo che oltre che sul canale 12 del digitale terrestre ci può vedere anche mentre è in giro sul nostro sito in streaming, sul sito www.etvmarche.it, sulla nostra pagina Facebook e ovviamente sulla nostra app. Ma iniziamo subito con le notizie. Dicevamo, oggi si celebra la festa della Repubblica in tutta Italia, in tutta la regione. Noi siamo stati ad Ancona per la cerimonia di fronte al monumento ai caduti del Passetto. Allora andiamo a vedere com'è andata nel servizio. Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani vennero chiamati alle urne per decidere il futuro del paese, scegliendo tra monarchia e repubblica. 76 anni dopo, quella giornata e quel voto, il primo a suffragio universale della nostra storia, ci ricordano oggi più che mai quanto sia importante vivere in un'epoca di pace. Credo che mai come quest'anno il tema sia di attualità e ricordi a tutti noi che la possibilità di vivere in un paese che con tutti i limiti, con tutti i difetti, con tutte le ingiustizie ancora da superare, però consente livelli di tutela delle persone e di libertà e di democrazia come il nostro, è un bene prezioso e non è scontato, non è dato una volta per tutte. Quindi va custodito e difeso da parte di tutti noi. Grande festa oggi al Passetto di Ancona per le celebrazioni per la festa della Repubblica. Mentre un enorme vessillo tricolore gonfiato dal vento come una vela si erge tra le colonne del monumento ai caduti, il sindaco Valeria Mancinelli e il prefetto Darko Pellos rendono omaggio con la deposizione delle corone di alloro. Poi la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e infine la consegna delle onorificenze ai cavalieri del lavoro, accompagnata dalla fanfara dell'Accademia Nazionale di Livorno e dagli applausi dei ragazzi delle scuole della città. Un gradito ritorno alla normalità dopo 2 anni di pandemia. La possibilità di tornare insieme anche di persona, come si dice, e questo sicuramente aiuta, è un segnale di fiducia, di speranza, sul quale dobbiamo costruire sapendo che appunto i problemi non mancheranno anche in futuro, però insomma la fiducia nella possibilità di costruire un futuro positivo credo che dobbiamo continuare ad averla. E voltiamo pagina, la cronaca giudiziaria, i morti nella RSA di Offida. Condannato all'ergastolo l'infermiere Leopoldo Wick, ritenuto responsabile di 8 omicidi premeditati e 4 tentati omicidi premeditati, la decisione della Corte d'Assise di Macerata è arrivata dopo 5 ore di camera di consiglio. Ci spiega tutto Roberto Properzi. Inaspettata. Devo dire la verità, ma anche parlando con i colleghi, inaspettato. No? Così uno dei legali di Leopoldo Wick, una sentenza inaspettata. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato l'infermiere di Grottammare all'ergastolo, ritenendolo colpevole di 7 degli 8 casi di omicidio e di 1 dei 4 casi di tentato omicidio, avvenuti tra il 2017 e il 2019, mediante la somministrazione indebita di farmaci. Mi sono riletto in questi giorni, ovviamente, in cui abbiamo atteso questa Camera di Consiglio, gli atti del dibattimento, e faccio una grandissima fatica a capire come faranno nella sentenza, ma ce lo spiegheranno, hanno 90 giorni di tempo per farlo, come si possa dire che è stato Wick ad uccidere queste persone. Ma quali prove? Non c'erano né indizi, non c'era niente, però questa è ovviamente l'opinione del difensore. Evidentemente la Corte d'Assise ha ragionato in tutt'altro modo. Accolta dunque in parte la richiesta del pubblico ministero Umberto Monti, procuratore capo di Ascoli Piceno. Credo sia una sentenza giusta, rispetto alle assoluzioni noi avevamo chiesto, il mio ufficio aveva chiesto condanne con alcune derubricazioni anche per i casi in cui ci sono le assoluzioni, quindi probabilmente faremo appello, però probabilmente prima leggeremo con attenzione e rispetto la sentenza. Per il resto, per gli altri casi, riteniamo sia una sentenza giusta, non c'è soddisfazione perché che venga punito qualcuno non dà mai soddisfazione, però riteniamo che sia una sentenza giusta dopo un processo molto, molto complesso e che rende giustizia anche alle parti offese e a tutti.
Vic è stato anche condannato al risarcimento delle parti civili che si sono costituite in giudizio, ovvero i tanti familiari delle vittime. Le indagini erano state fatte per bene, la consulenza poi non ha fatto altro che confermare quelli che sono stati gli esiti iniziali, per cui da questo punto di vista siamo soddisfatti. Ecco, io ho apprezzato personalmente molto la scelta di tutelare la collettività interrompendo prima possibile qualcosa che non quadrava. 1.300.000.000 di euro per l'edilizia scolastica. È stato presentato dal commissario Legnini il piano straordinario per ricostruire 450 scuole del cratere del centro Italia, 222 quelle delle Marche. Linda Cittadini. 1.300.000.000 di euro per 450 scuole del cratere del sisma da ricostruire e da adeguare al livello sismico nel centro Italia dopo i terremoti di 6 anni fa. Nelle Marche il numero più alto, 222 edifici scolastici. Presentato anche alla presenza tra gli altri del ministro Bianchi, il programma straordinario previsto dall'ordinanza speciale 31 del commissario Giovanni Legnini che completa la ricostruzione di tutte le scuole del cratere 2016. Usiamo questo piano veramente straordinario per ricostruire le scuole e quindi anche la loro organizzazione e anche il senso della scuola nelle nostre comunità. Partita in questi giorni, 25 maggio per la precisione, un'unica gara suddivisa in due bandi per 227 scuole da ricostruire nelle 4 regioni del centro Italia. Attenzione, un'unica gara, non 227 gare. Il numero delle scuole finanziate ricostruende è di 450 complessive, dei quali 227 partono oggi con l'unica gara che ho detto. 24 sono gli interventi già conclusi, che si aggiungono alle scuole provvisorie, una ventina realizzate dalla Protezione Civile o oggetto di donazioni nell'immediato post-sisma. 22 sono in corso di realizzazione, circa 30 sono in fase di gara, 130 sono quelle in fase di progettazione. Questo intervento sarà l'intervento più qualificante della ricostruzione del centro Italia, che restituirà ai cittadini e soprattutto agli alunni, agli studenti, alle loro famiglie un patrimonio edilizio scolastico sicuro, moderno, efficiente e sostenibile. E buone notizie dunque per la nostra edilizia scolastica e i nostri ragazzi. Questo era l'ultimo servizio. Io vi ricordo che potete trovare tutti i nostri servizi e anche tante news aggiornate sul nostro sito internet, che vi mostro anche appunto con tutti i video e le notizie aggiornate, e che ci potete vedere ovviamente anche sulla nostra pagina Facebook, e poi potete scaricare l'app di TV per rivedere tutti i nostri video e le notizie. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.